questo è un mulino d'acqua aperto e tutto regolato a mano, diciamo. Ok, sì. Tutti tutto a mano. E decido quanta acqua dargli, decido quanto tenerne nei piedi distanti, quanti chicchi far cadere dentro, perché c'è questa corda qua, sì, che è collegata all'albero centrale. C'è uno sotto alla quella tramonta, sì, sì, c'è uno scivolo. Sì, sì. Uno scivolo che io, se tiro la corda, me la tiro in su, sì, se io non accendo la corda, dove di vai più giù, di me. Vedi che sta vibrando. Sì. Vibrando mi fa cadere i chicchi. Poi posso dargli più o meno giochi, cioè se io... Ah, ecco, ogni tacca di quelle lì è... Se ci sono... E tu, bisogna regolarsi tutto a mano. Che bello te. E non è semplice. Poi al mattino ci mette un attimo a farsi, mettiamola così. Infatti noi facciamo l'integrale tipo 2, tipo 1, il grano dietro. Facciamo anche farro, segale, mais, farro monococco, saraceno, e ma di più. Però quando partiamo a fare il grano tenero, che è quello che si fa di più, non possiamo partire subito a fare la tipo 1 e la tipo 2. Dobbiamo integrare noi per i biscotti, perché all'inizio è sicuramente sempre più greco, si deve fare un attimo. Quindi quando poi a posto, allora puoi fare l'integrale che chiamo per la legna. L'integrale che usiamo noi per fare i biscotti, perché la famiglia Cavana nasce con il biscottificio. Poi hanno acquistato un mulino di queste dopo, e nel giro di 10 anni l'hanno ristrutturato. È un mulino del 1500. 1400, perché il canale del 1427 costruito nel Cimenettino. Poi è stato costruito di conseguenza. Io dico 1500, ma è fine 1400 circa. E tutta d'acqua, quindi se non c'è l'acqua non funziona niente. L'unica parte elettrica che sono state messe è stato l'elevatore che corre sul grano, perché il grano mi calda di sopra, io lo vuoto fuori, lo rizzo, tramonto, è un'aspirazione, me lo porto sopra, me lo può cadere, adesso non mi devo venire caricato. Però negli anni 70, prima che mi stavo andando, girava completamente l'acqua, il grano si versava là sotto, e qui, sì, c'era un elevatore ad alto, un pezzo di legno che lo portava sotto. Qui ci sono i pezzi che sono stati mantenuti. Comunque qui c'era la macchina. Questa è la pietra sotto. La pietra sotto. Quella sotto è ferma. E le pietre non si toccano mai, ma lo spessore lo fa il chicco, e il chicco viene sbucciato. Non è come quando si fa l'olio con le olive che viene schiacciato. Qui il chicco viene semplicemente sbucciato. Non si devono mai toccare. Io lì sopra il grano, qui passa, e questo è quello che mi esce. Questo qui è 100% integrale, non c'è nessuno scarto, niente. Questo qui è il seme intero. Io poi gli dessi mezzo giro, diventa o a stringere o a chiudere, diventa proprio tanto più grossa, cambia proprio il tanto. Cioè sono piccole. Sì, sono piccoli accorgimenti, sono piccole, che però... sono piccole regolazioni. Poi mi viene spinto su. Copia, me lo spingi in là, porta in su. E poi io, se voglio farlo come lo vogliamo noi per biscotti, cioè quello lì, metterlo nei sacchi, faccio così, anziché cadere qua dentro, mi cade da parte, se no lo faccio entrare dentro il burattino. Il burattino è un setaccio, ma non come quello dei mulini industriali che si muove orizzontalmente. Questo è un setaccio, è lungo tutto come questo armadio, è di questa lunghezza, ed è posto nella parte alta, è esagonale. Funziona per gravità, per caduta. La farina cade e spinge, man mano spinge l'altra, ed è diviso in sezioni. Qui c'è la più fine, io il prodotto finale ce l'ho sempre qua. Prima. Qui si cade la più fine, poi mi cade quella un po' più grossa, poi quella un po' più grossa e quella un po' più grossa. Al centro ho anche una copia che mi spinge tutti i prodotti verso il fondo. Io, se voglio togliere la crusta dalle parti più grosse, mi apro i cassetti di conseguenza. Più ce li ho aperti, e più ho la farina pulita. Io facessi così, faccio l'integrale togliendo solo la crusta.
poi volendo faccio solo la tipo 2, volendo faccio la tipo 1. Beh, si potrebbe fare anche la 0, ma ci vanno, hanno delle tempistiche fuori dal normale. Però diciamo che la funzionalità è questa. E poi si dice è un setaccio gravitazionale. Perché non ha quei nuovi industriali, vanno, vanno a una velocità fuori dal normale. Io ci metto circa un 16-17 minuti, però sono ancora 12 circa, perché però c'è una grossa differenza, no? Questo è questo a mezzogiorno, adesso era mezza, però anche questo, quindi non è che mi è capitato, questo è tipo 1. Cioè, comunque c'è differenza perché quale industriale c'è una differenza. C'è una differenza perché allora, innanzitutto noi immaginiamo col germe intatto, cioè gli industriali tante volte bagnano il seme quando cresce il germe, poi lo tolgono e lo vendono e poi si va in farmacia e si compra l'integratore al germe del grano, che non è nient'altro che quello che compra la grano, perché il grano è vivo. Infatti noi il grano non è come il mais, che è fatto qua, fatto essiccare. Infatti noi questo qua lo teniamo tutto in cella fino a fine mese, che le temperature non sono normali. Poi l'integrale è ancora più delicata, quindi uno si tiene un po' di più, perché comunque si deve pensare che se io pianto quel grano che ho, che sto macinando, cresce, c'è moglie. No, quindi sì, perché è vivo. E macinandola a questa velocità non si scalda neanche. Esatto, perché l'altro invece si scalda. Più gira veloce la macina e più c'è calore. Quindi si cerca di mantenere il germe intatto. E più si va lentamente, cioè va più lentamente, no, però con due giri giusti si fa una farina di qualità. Quindi la farina è sempre nella morte. Poi sono tutti grani, una miscela di grani cercata negli anni, non è che non è che lo vuoi. No, ma adesso ti faccio vedere un po'. Noi facciamo un mix di grani, di cui 6 o 7, adesso non mi ricordo il numero esatto, sono grani antichi, che sono coltivati tutti dallo stesso coltivatore, tengo qua che erano qui. La famiglia lavora insieme dalle nostre parti, sono tutti piemontesi, arrivano della Segre, della Valgesso, i mais sono tutti della zona, anche noi che maciniamo solo l'ottofile. Si fanno un mix perché se no la polenta se si immagina solo quello giallo viene tutta gialla. Si fa un mix da fuori con la pala, mi mischio tutto, poi mi tiro tutto su. Il grano adesso non lo faccio. Non ce n'è, si vede che ce ne sono parecchi, ci sono più qualità. Esatto, sì, non è unico. No, poi è un mix ricercato e arriva già pulito così. Però. Lo prendo le volte. Che lavoro, ragazzi.